Signore e signori, buongiorno. Io sono Andrea Panozzo, sono un giornalista e mi è stato chiesto di moderare questa conferenza stampa, compito che ho accettato con grande piacere e grande dedizione, devo dire, perché l'argomento è di grande interesse, secondo me. Allora, comincerò immediatamente dando lettura. I partecipanti, vedete, ci sono i nomi, quindi non c'è bisogno che vi racconti chi sono, ma comincerò immediatamente dando lettura di un messaggio che ha inviato l'assessore all'industria e alle attività produttive della Sardegna, che come sapete è regione coinvolta in questa vicenda. Non è potuta essere qui, così come non sono potuti essere qui i rappresentanti di Energit, che è l'azienda acquisita, per problemi di collegamento con la Sardegna. Questo aprirebbe evidentemente un discorso molto lungo e ampio sulle infrastrutture necessarie a far lievitare il mezzogiorno, ma evidentemente non è questa la sede. L'assessore dice, scrive: buongiorno ingegner Martinez, nel ringraziarla per la presente comunicazione sento di dover manifestare soddisfazione per il buon esito delle lunghe e difficili trattative che hanno portato all'acquisizione di Energit da parte di Onda Energia, anche in un'ottica di salvaguardia degli attuali livelli occupazionali. Ribadisco la massima disponibilità della Regione Sardegna per la creazione di tutte le condizioni atte a sostenere il prosieguo e lo sviluppo della vostra iniziativa, anche in un'ottica di collaborazione tra le istituzioni sarde e siciliane. Auguro al management di Onda Energia un buono e proficuo lavoro, a supporto del quale sono certa contribuiranno in maniera importante anche i lavoratori sardi di Energit, dei quali negli ultimi mesi ho potuto apprezzare la disponibilità e professionalità. La prego di voler porgere al mio assessore regionale, onorevole dottoressa Livia Turco, che purtroppo è a Catania, è un inciso, per una riunione di giunta regionale convocata per appunto a Catania e non a Palermo, i miei più sinceri auguri per un proficuo e prospero lavoro. Alessandra Zetta, assessore regionale alle politiche economiche e all'industria della Regione Sardegna. Ciò detto, darei la parola al dottor Maurizio Ninfa, che è direttore di Sprint Sicilia, sportello regionale per l'internazionalizzazione, che è qui a fianco mio ed è il padrone di casa, quindi evidentemente ha diritto di parola per primo. Prego. Innanzitutto, grazie a tutti e a tutti quanti, ai presenti, e volevo ringraziare voi altri. Qua la casa è veramente la casa delle aziende e quindi io sono contento, sono felice che questa conferenza stampa si sia svolta presso l'assessorato delle attività produttive. Porto i saluti da parte appunto dell'assessore, che è impegnata proprio stamani in una riunione di giunta a Catania, la giunta di governo, e quindi chiaramente non è qui presente. Io volevo solamente perdere due secondi per quanto riguarda proprio lo sprint che ormai da tre anni vede impegnati tantissime persone, i miei collaboratori, non solamente nella sede centrale proprio qui a Palermo, ma anche nelle sedi periferiche presso le camere di commercio delle varie province siciliane. Chiaramente noi esistiamo, le aziende di tutti i settori merceologici, ma la cosa interessante ed importante è che siamo riusciti a concretizzare effettivamente questo rapporto, non solo questo dialogo e l'assistenza per le piccole e medie imprese siciliane, ma abbiamo consentito alle aziende di fare affari, fare business, e oggigiorno è quello che le aziende effettivamente credono e che vogliono in maniera incessante in una situazione economica disastrosa. E quindi chiaramente questo nostro piccolo apporto riesce sicuramente ad avere un dialogo concreto e fattivo con le aziende siciliane. E proprio in quest'ambito che voglio sottolineare ai presenti il mio impegno a sostenere proprio questa iniziativa, ma soprattutto poter consentire a un'azienda siciliana di poter esportare queste attività anche in altri paesi. Come sapete, la regione siciliana è capofila per esempio
delle regioni italiane nelle aree del Maghreb, e quindi consentire anche in queste aree di poter cercare di trovare dei business interessanti, importanti, e quindi consentire vendita, ma soprattutto mantenere l'occupazione sul nostro territorio. Chiaramente il lavoro che noi svolgiamo non è proprio solo sul Maghreb, ma anche in tutte le altre aree del mondo. Chiaramente siamo specializzati in questi anni con la Federazione Russa, ma con tantissimi altri in Brasile, con i cinesi, e devo dire che abbiamo avuto dei risultati, e questo è importante. A volte si parla del pubblico come un disastro totale. Noi possiamo dire che forse siamo una delle poche eccellenze. Mi dispiace fare io stesso fare complimenti, ma a volte noi abbiamo una piccola somma, noi spendiamo come spese di funzionamento circa 108.000 euro l'anno. Questo è il costo dello sprint, e le sedi, l'ho detto prima, le sedi presso il cambio di commercio, abbiamo una sede in Tunisia, abbiamo una sede a Mosca, una sede a Roma. Questo è il costo totale, e assistiamo dall'A alla Z alle aziende senza chiedere una lira. E soprattutto amo quando incontro un'azienda fuori all'esterno di questo assessorato per strada e mi fa i complimenti o mi dice grazie. Per me è un momento veramente importante, è un momento soprattutto di sistema che siamo riusciti a creare. L'ultima informazione, poi lascio proprio la parola per continuare questa conferenza stampa, siamo riusciti a entrare nel sistema nazionale, nel sistema Italia di internazionalizzazione, che come sapete insieme all'Union Canada, gli sportelli Sprint dovranno animare e un po' coordinare questi processi di internazionalizzazione, e quindi chiaramente si è dato un ruolo non indifferente. E questo ruolo ce lo siamo ritagliati anche perché abbiamo creato un documento, proprio lo Sprint Sicilia ha creato un documento coinvolgendo la maggior parte degli sprint italiani. Abbiamo fatto una proposta al governo, è stata accettata e inserita questa proposta, e quindi da questo punto di vista io sono doppiamente contento delle attività sin qui raggiunte, e vi ringrazio. Grazie dottor Ninfa. Adesso passo la parola direttamente al ingegner Luigi Martinez, che è fondatore e direttore generale, insomma praticamente l'anima di Onda Energia. Buongiorno a tutti, vi racconto un po' la storia di Onda. Non è probabilmente famosa come quella di altri brand più importanti nel settore, che nascono già con una connotazione, con una presenza diversa. La storia di Onda nasce agli albori della privatizzazione in Italia del mercato dell'energia, quindi col decreto Bersani del 99, dove fu dato accesso a nuovi operatori nel settore della vendita e della produzione di energia. Quella di Onda, se ricordo bene, fu la sesta o la settima licenza che l'autorità per energia elettrica e per il gas concesse in questo settore. Oggi ce ne sono circa 300, anche se la maggioranza sono silenti, sono bandiere, diciamo noi, gli operatori impegnati sul mercato, e i trader sono circa una settantina, un'ottantina. Quindi abbiamo una modesta ma rilevante esperienza, modesta perché solo di 10 anni, rilevante perché tutta quella che ci poteva essere in questo periodo, non c'è un pregresso, non poteva esserci. È per questo che abbiamo in qualche maniera nel nostro ambito, nella nostra dimensione, formato il mercato. E quindi abbiamo anche motivo di orgoglio, formato dei professionisti che, usciti da Onda, oggi sono anche amministratori delegati e direttori generali di altre società nostre concorrenti. E questo perché tutto sommato siamo riusciti a fare un buon lavoro fin dall'inizio. La dimensione imprenditoriale ha fatto crescere Onda fino all'anno scorso, al punto di consentire quest'anno l'acquisizione di Energit, una società identica a Onda, faceva lo stesso mestiere, del gruppo Alpiq, multinazionale svizzera, che l'aveva scelta per fare mercato in Italia. E Alpiq ha deciso di tornare alle attività core, che per loro sono le centrali idroelettriche, le centrali nucleari, la produzione di energia, dove sono forti prevalentemente in Svizzera ma anche in altre zone d'Europa, e di uscire un po' dal mercato retail. Questa condizione ha consentito Onda di poter valutare l'opportunità e acquisire l'azienda dopo un negoziato faticoso cominciato il 1 agosto, quando stavo andando in vacanza, e terminato il 23 novembre, direi a tempi di record per il tipo di operazione che c'è stata, perché 3 mesi sono veramente pochi. Che peraltro, inciso che l'assessore Zedda ha voluto
rimarcare, ha salvato 60 posti di lavoro. L'azienda era stata messa in liquidazione con l'intenzione comunque di chiuderla. I pretendenti eravamo una decina e se non ci fossimo riusciti noi o qualcun altro sarebbe stata chiusa e i 60 dipendenti licenziati. Con questa acquisizione cosa fa Honda? Rinforza la sua presenza, si rinforza sul mercato, è evidente, acquisisce un peso relativo importante per le attività di trading, peso che sembrava più che sufficiente e più che adeguato fino a quando non abbiamo incontrato nel nostro percorso Winch, che invece ha pensato con la sua visione, con la sua capacità anche di rilanciare ancora oltre questo progetto, perché il trading è nazionale ma anche internazionale. Ogni giorno, oggi manca purtroppo l'ingegnere Insana, nostra collega responsabile del trading, che avrebbe potuto, almeno a chi è più curioso, raccontare certi dettagli di queste cose. Il trading è un'attività a fine speculativo ma ha un effetto benefico sui mercati perché calmiera un po' i prezzi, che scambia energia da un paese all'altro, non necessariamente fisicamente ma con degli effetti economici molto importanti. Quindi oggi Honda più Energy, chiamiamola ancora così visto che convivono ancora nel brand e nel nome fino al nuovo progetto, e oggi comprano e scambiano energia con la Grecia, con l'Austria, con la Slovenia, con tutti i paesi limitrofi, presto con Malta, con le altre isole eccetera. Ecco, questo progetto, che è in buona parte il core business dell'attività di Honda, ha un obiettivo ancora più ambizioso, che magari lascio raccontare al nuovo presidente di Honda quando gli passerò la parola fra un pochettino, perché è lui che in qualche maniera l'ha concepito con noi e intende portarla avanti. La nostra attività quindi si ferma oggi al trading, alla vendita al cliente finale e a quello che raccontano queste brochure arancioni che abbiamo anche lasciato, l'emancipazione energetica. Su questo ci tengo magari a spendere due parole. Il nostro modello di business è un po', spero che non ci siano dipendenti Enel qui perché è un po' antitetico a quello di Enel, è quello di generare l'energia in loco, laddove c'è l'esigenza e il consumo, generarla, non tirarla dalla rete, perché tirarla dalla rete vuol dire pagare costi di cui non si ha beneficio, vuol dire pagare contributi per l'energia rinnovabile che se magari mi producessi capirei, ma se devo pagarli a qualcun altro possono darmi anche un minimo di disagio, vuol dire pagare 50% della fattura, se pago 150 vanno a questi costi, che oltre a rendere scarsamente competitivo questa risorsa primaria per le industrie e per la società, aggravano la bolletta energetica. Quindi il nostro modello, l'emancipazione energetica, cerca, si rivolge, e questo è l'altro elemento di contatto col gruppo Winch, si rivolge alla produzione di energia in loco, con fonti fotovoltaiche, eoliche, solari termiche, cogenerazione, tutte quelle che oggi la tecnologia mette a disposizione. Piccolo inciso, la tecnologia su questi segmenti sta investendo moltissimo, le grandi case, Caterpillar, Capson, Jenbacher e tutti i produttori fotovoltaici, lo saprete perché è più alla portata, ogni giorno si concentrano e investono nei tagli sempre più piccoli di generatori. Una partnership con l'Università di Palermo, ne abbiamo parlato stamattina, è rivolta a realizzare delle mini centrali idroelettriche che serviranno negli acquedotti per regolare il flusso e per produrre energia. Quindi la nostra visione è che il valore sta nel piccolo e nella generazione in loco. L'abbiamo chiamata emancipazione energetica e l'abbiamo condivisa con questo partner. Questo è sinteticamente il progetto. Io, se non ci sono altre domande, magari dopo integriamo eventualmente. E adesso introduco Sir Nicholas Wylie, che è chairman, quindi presidente, fondatore e co-proprietario di questo gruppo che si chiama Winch Energy. Vabbè, poi lo spiega lui meglio di me, certamente, perché lo conosce sicuramente meglio di me. Sir Nicholas parla benissimo l'italiano, ha lavorato 12 anni a Milano e tra l'altro è stato partner del più grande studio legale del mondo, che credo che non sia secondario, nel senso che quando si parla di cose legali mi pare di capire che ha veramente una conoscenza approfondita. Grazie mille, innanzitutto buongiorno a tutti, scusate il mio siciliano, io l'italiano l'ho imparato per stare a Roma, dunque mi risulta che alcuni termini sono un po' diversi. Innanzitutto vorrei ringraziare i colleghi qua, questo è il primo investimento che fa Winch nel settore del brokeraggio di energia, sono felicissimo perché è una nuova struttura, partenza per noi.
Prima di incominciare però vorrei ringraziare il collega del mio titolo di Sir. Purtroppo la regina non ho ancora deciso se accordarmelo o meno. Sei troppo giovane. E mi raccomando, non scrivete Sir se scrivete qualcosa, perché mi arrestano a Heathrow quando torno stasera. Grazie, però sono molto orgoglioso. Innanzitutto, questo non è il primo investimento del gruppo Winch in Italia. Finora dal 2008 abbiamo investito circa 100 milioni di euro in parchi fotovoltaici, piccola confessione, in Puglia, però in Sicilia abbiamo il nostro ufficio principale a Messina, e che io ci tengo particolarmente, e la Sicilia è veramente un paese meraviglioso e soprattutto con tante possibilità. Il gruppo Winch investe dappertutto nel mondo, Africa, Caraibi, America Latina e costa est degli Stati Uniti, e questo per noi è, spero, un segno di gran fiducia, soprattutto nei nostri partner e anche nell'Italia, che vogliamo investire soldi per un'azienda che sta crescendo. Innanzitutto vorrei darvi un quadro forse più ampio, anche fuori Sicilia, del perché questo per noi è un investimento molto importante. Allora, senza andare sulla fantascienza, c'è un programma, come voi senz'altro sapete, di europei di produzione e generazione di elettricità e di fornimento del gas. Okay, questo oggi sostanzialmente l'Europa fornita, senza annoiarvi, dal nord della Scandinavia sul gas e dall'est della Russia. In Europa ci sono stati tanti programmi di cercare altre fonti di approvvigionamento, soprattutto del Maghreb, del Nord Africa, che fino adesso non si è realizzato. Si è realizzato un pochino sulla Spagna, ma mai in realtà sull'Italia. Allora, noi crediamo, e abbiamo, spero, buone ragioni di crederlo, che la Sicilia diventerà il polo di accesso dal Nord Africa per l'elettricità e il gas. Vi spiego. In questo momento sappiamo che ci sono tanti disagi sul Nord Africa. Questo in un certo senso aiuta la comunità europea, in particolare, a sborsare, diciamo, soldi, investimenti per investire nel Maghreb. Solo che una volta investiti bisogna far arrivare la potenza, e dunque la Sicilia è assolutamente al centro dell'accesso europeo del Nord Africa. Cosa ci può vendere il Nord Africa? Importante. Beh, la Libia c'ha il gas, lo sappiamo. L'Algeria c'ha il gas, lo sappiamo. La Tunisia, eolico e fotovoltaico a prezzi però di grid parity. Ciò vuol dire che, come il sole c'è e il vento c'è, non ci sono bisogno di contenergia lì per fornire energia a dei prezzi molto concorrenziali. Si stanno parlando di cavi, e voi lo sapete, un cavo Tunisia, Sicilia, ci sono altri progetti di cavi che in questo momento non sono a libertà di spiegarvi, che però giustificano per il gruppo Winch questo investimento notevole in onda. Perché? Perché l'Italia, nonostante tutto quello che diciamo, voi diciate, è un paese dove l'energia è il più liberalizzato in Europa. Non c'è un altro paese in Europa, nonostante quello che si dice, neanche in Inghilterra, dove vivo io, dove il mercato è così, tra virgolette, libero sull'acquisto e la vendita dell'energia, inteso elettricità e gas. E dunque è per quello che sostanzialmente l'interesse nostro, che può sembrare un po' lontano in termini di obiettivi, è molto radicato sulla Sicilia in particolare. Noi abbiamo trovato in onda il partner per noi ideale per partire. C'è con l'ingegner Martinez, anzi abbiamo la divisa, spero, aziendale stamattina, c'è un progetto di aggregazione. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che in Italia in questo momento ci sono due poli, chiamiamolo così, due regioni, chiamiamolo così. C'è il nord Italia, che è dominato l'estrema dei grandi, chiamiamolo così. Poi c'è il sud Italia, che poi è un'aggregazione di, chiamiamolo, piccoli broker, di cui anche noi facciamo parte ormai, di piccoli broker. Un grosso broker è un broker che arriverà al mezzo miliardo, un miliardo di euro di fatturato. Noi oggi siamo 100 milioni. Dunque, il programma che è già partito, poi spero di poter raccontarvi di più da gennaio in poi, che noi faremo il polo di aggregazione dei piccoli broker energetici sul sud Italia.
per fare un contropeso a Nord Italia, okay? Dunque, questo è partito. Assieme a quello c'è un progetto già partito di quotazione della Honda sulla borsa di Milano. Voi, se leggete un minimo le poche cattiverie che sono state scritte su di me, nella mia vita precedente ho fatto 110 quotazioni, di cui la maggior parte sulla borsa di Milano e tanti sulla borsa di Londra. E dunque è un po' se volete, il mio contributo a questo gruppo Honda, è di farlo crescere anche tramite acquisizioni e soprattutto la quotazione in borsa. Questa società solo merita, una società che ha tutte le caratteristiche di quotazione, dobbiamo solo crescere, e questo noi pensiamo di poter arrivarci abbastanza velocemente, visto il mercato com'è. Sostanzialmente ci sono tante società dove i fatturati sono all'incirca del 100 milioni, non deve essere un genio per capire, se noi facciamo un'aggregazione, andiamo a dire sul miliardo di euro, non solo diventiamo un polo più forte, chiaramente, ma anche i numeri che possiamo estrarne sono altrettanto più interessanti.